Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo Joe Break che in collaborazione con Yeti Moves abbiamo qua presente Massimiliano Kersic di Yeti Moves. È un'azienda la sua che si italiana, un'azienda italiana che quindi produce e commercializza soluzioni e servizi in ambito geomatica e GNSS. Quindi è chiara la collaborazione di noi già dagli argomenti, diciamo, di cui si occupa questa azienda. Quindi niente, lascio la parola a Massimiliano che magari, insomma, si presenta un pochino cosa fa Yeti Moves e oggi è qui per presentare P-Star, quindi un prodotto un po' innovativo che, insomma, ci tenevamo a farvi conoscere. Grazie Francesca. Sì, io rappresento Yeti Moves, appunto come diceva Francesca, è una ex startup innovativa nata nel 2017 e che da qualche anno collabora appunto con la Gitera per la commercializzazione di soluzioni di monitoraggio GNSS a basso costo, di cui la Yeti Moves appunto è la sviluppatrice e manutentrice di questa soluzione. Nel 2018, da un'idea, è nata questa nuova soluzione di monitoraggio che si chiama, come diceva Francesca, PyStar, che prevede sostanzialmente l'utilizzo di un sistema totalmente nuovo, direi innovativo, per il monitoraggio delle variazioni di inclinazione, che era uno dei pezzi mancanti, e poi capiremo durante la presentazione perché, alle nostre soluzioni, e che ci consente appunto di combinare poi le misure di inclinazione con le misure di spostamento ottenute attraverso le antenne GNSS. Adesso faccio innanzitutto, se mi lasciate un attimo di tempo, preparo la presentazione. Vado a condividere. Okay. Fatemi sapere se vedete lo schermo. Sì, si vede, si vede. Perfetto. Allora, devo fare, prima di presentare l'idea appunto di questo nuovo metodo, metodologia per misurare le variazioni di inclinazione, devo fare un qualche passo indietro, parlando appunto, soprattutto per chi magari non è addetto ai lavori, di che cosa sia un tiltmetro o inclinometro. I tiltmetri sono strumenti in grado di misurare le variazioni di inclinazione di una struttura, come ad esempio un edificio o un ponte. Semplicemente sono strumenti che vengono fissati alla struttura e nel corso del tempo sono in grado di indicare se vi sono delle variazioni dell'inclinazione, tipicamente su due assi, di questa struttura o ponte. Sono strumenti essenziali per fare il monitoraggio delle infrastrutture, soprattutto critiche, in quanto appunto la struttura può essere soggetta, ad esempio, a instabilità dovute a movimenti del territorio circostante, piuttosto che, ad esempio, a inclinazioni dovute al peso stesso della struttura che modifica l'assetto nel corso del tempo. Esistono due distinti gruppi di questi strumenti, di tiltmetri o inclinometri. Quelli geodetici o geofisici, che sono estremamente accurati, hanno risoluzioni fino a 10 alla meno 2 microradianti, quindi che è una risoluzione estremamente spinta, quindi sono molto molto precisi. E poi esistono anche dei tiltmetri ingegneristici con risoluzioni che vanno dai 10 ai 100 microradianti, quindi con accuratezze di misura un po' meno spinte, ovviamente costano anche di meno. Purtroppo tutti questi inclinometri hanno dei grossi problemi dovuti al fatto che quando cambia la temperatura esterna, vengono sostanzialmente afflitti da errori, nel senso che sono
le parti meccaniche tendenzialmente tendono a dilatarsi, a contrarsi a seconda dell'andamento della temperatura, e la lettura, appunto il readout, cioè l'output, quindi la misura di inclinazione, cambia a seconda della temperatura. Nei tiltmetri elettrolitici, dove c'è un liquido elettrostatico sostanzialmente, la viscosità del liquido può cambiare, mentre nei tiltmetri a pendolo, ad esempio, invece succede che la viscosità dell'olio smorzante può cambiare, anche in quelli ci si hanno dei problemi di lettura. E quindi possono avvenire delle derive nell'indicazione dell'inclinazione che sostanzialmente rendono i risultati di difficile interpretazione e costringono gli utenti a sostanzialmente, scusatemi un attimo perché sono andato troppo avanti, continuate a vedere. Spero che vedete la presentazione. Questi errori costringono sostanzialmente gli utenti a smontare il tiltmetro, riportarlo in laboratorio, ricalibrarlo e a rimontarlo sul posto, che è un'operazione estremamente costosa, proprio perché non esistono, soprattutto nei modelli meno sofisticati, dei modelli di calibrazione in temperatura abbastanza accurati per consentire il monitoraggio nel corso del tempo. Quindi sostanzialmente questi tiltmetri, dopo qualche mese, un anno e mezzo, sono sostanzialmente inutilizzabili, devono essere smontati, riportati in laboratorio, ricalibrati e rimontati. E questo ovviamente è un'operazione che porta via tempo ed è anche costosa. Allora, ci si chiede se sia possibile costruire uno strumento di misura meno soggetto a errori sistematici dovuti alle variazioni di temperatura. E qui faccio un altro passo indietro. Parliamo di astrometria, perché poi alla fine l'idea è proprio quella di usare le stelle come sistema di riferimento per misurare variazioni di inclinazione. Poi vedremo nel dettaglio questa cosa. Alcuni cenni storici, l'astrometria, appunto, che è la scienza che è affine all'astronomia, che studia e misura la posizione delle stelle con estrema accuratezza, vede un po' la sua nascita nel secondo secolo avanti Cristo con la scoperta della precessione dell'asse di rotazione della Terra da parte di Ipparco. Come sapete, la Terra ha un asse di rotazione che è inclinato rispetto al piano dell'eclittica, che è il piano su cui si muove la Terra in questa orbita ellittica attorno al Sole, e come una trottola questa precessione, che in realtà avviene estremamente, è un movimento estremamente lento, è stata appunto misurata da Ipparco nel secondo secolo avanti Cristo. Nel XIX secolo è stata effettuata la prima misura della parallasse stellare, che è il movimento che subiscono le stelle durante il moto di rotazione della Terra intorno al Sole, e per poi passare all'inizio del Novecento con le prime misure della posizione delle stelle sull'astra fotografica. Qui c'erano appunto come vedete nella foto a destra, delle signore che molto pazientemente, utilizzando i negativi fotografici, andavano sostanzialmente nel corso del tempo a misurare la posizione delle stelle e vedevano come esse si spostavano nel tempo a causa di varie cose, come appunto la precessione terrestre, ma anche per i moti propri delle stelle. Nel 1972 è nata la prima camera CCD, che consentiva di misurare le posizioni delle stelle con un errore addirittura sotto l'arco secondo. È stata appunto utilizzata per la prima volta dalla NASA nel 1972 per queste applicazioni.
Andando ai tempi più moderni, cioè nel 2013 è stata lanciata una missione spaziale chiamata Gaia, in orbita alta attorno alla Terra, che è in grado di misurare le parallassi stellari con un errore mediano dell'ordine di addirittura dei microarcosecondi. Quindi, sostanzialmente, da che cosa nasce l'idea di costruire un inclinometro o tiltmetro basato appunto sull'osservazione delle stelle, ovvero un tiltmetro a riduzione astrometrica? Nasce perché sostanzialmente che cosa è successo? Avevo acquistato una montatura astronomica professionale estremamente robusta che avevo installato su un massetto con tutti i crismi, diciamo, della geodesia, e sostanzialmente queste montature che vengono chiamate equatoriali alla tedesca hanno uno degli assi che deve essere allineato con l'asse di rotazione terrestre, e questa operazione viene effettuata diciamo in maniera iterativa, e avevo sostanzialmente un errore, cioè uno sfasamento dell'asse di uno di questi assi chiamato appunto di ascensione retta rispetto all'asse di rotazione della Terra di pochi arcosecondi, di pochi secondi d'arco. Poi nel corso del tempo, ma sto parlando anche di pochi giorni, di settimane, vedevo che questo disallineamento era aumentato. Che cosa è, che cosa non è? In realtà la montatura era una montatura professionale, era veramente complicato immaginare di attribuire a un problema meccanico questa deriva nell'allineamento rispetto all'asse di rotazione terrestre. E la montatura era installata su una colonna di 100 kg e su un massetto costruito in cemento armato. Però in effetti non avevo tenuto conto del fatto che il terreno, soprattutto con la pioggia e con il continuo movimento del terreno, potesse in qualche misura cambiare nel tempo. E allora da lì è venuta l'idea appunto di dire: ma perché non usare le stelle per misurare le variazioni di inclinazione di una struttura? Questa idea appunto eredita in realtà il principio di funzionamento della navigazione astronomica, cioè stiamo parlando appunto del sestante e degli star trackers, ad esempio, che sono strumenti, camere CCD che vengono montate sui satelliti in orbita attorno alla Terra o per l'esplorazione interplanetaria, e che consentono di mantenere un continuo assetto del satellite nel corso del tempo, quindi si sa sempre dove puntano dove puntano gli assi di inerzia del satellite, oppure delle digital zenith cameras, che sono degli strumenti in grado di rilevare l'inclinazione, diciamo, della gravità rispetto allo zenith locale. Quindi l'idea appunto era quella di utilizzare un piccolo telescopio, perché doveva essere anche uno strumento sostenibile dal punto di vista dei costi. Un piccolo telescopio, una camera CMOS di derivazione astronomica, anche quella a basso costo. L'idea appunto era quella di fissare questo telescopio a una struttura soggetta a monitoraggio. Durante la notte vengono acquisite molte immagini di campi stellari, vengono confrontate con i cataloghi di stelle e sostanzialmente viene fatto un cosiddetto plate solving, che vuol dire incrociare il catalogo stellare con il campo stellare che viene effettivamente fotografato. Questo consente di calcolare un angolo di puntamento del telescopio in coordinate tipicamente celesti, e dopodiché queste coordinate vengono attualizzate per compensare la rotazione terrestre. I cataloghi stellari sono cataloghi stellari costruiti a una certa epoca, tipicamente il 2000, l'anno 2000,
Dopodiché, che cosa succede? Siccome l'asse di rotazione della Terra nel tempo si sposta, e noi ovviamente non dobbiamo eliminare questa fonte di errore, perché altrimenti rischieremmo di confondere la rotazione terrestre con un'inclinazione dell'infrastruttura, e viene quindi attualizzato all'epoca corrente, la cosiddetta true of date, per appunto eliminare tutto quello che è movimento dell'asse di rotazione della Terra, quindi la precessione, la nutazione, eccetera, e corretto per alcuni possibili fonti di errore come l'aberrazione diurna e annuale, la parallasse e per la rifrazione atmosferica e altri sistematici. Una volta che viene effettuato questo calcolo, sostanzialmente noi otteniamo due angoli, l'azimut e l'altezza. E l'altezza di puntamento del telescopio. A questo punto, questo è, diciamo, un po' quello è il telescopio che abbiamo utilizzato per fare i test. Come vedete, è uno strumento molto piccolo, fatto in alluminio, con un focheggiatore elicoidale che consente di mettere a fuoco. Sulla destra, in rosso, vedete una piccola camerina astronomica, che di notte effettua delle osservazioni delle stelle. Quella staffa viene fissata a una struttura e così sostanzialmente attraverso l'accumulo di immagini di campi stellari nel corso del tempo si possono costruire le serie storiche di azimut ed altezza e vedere se queste eventualmente possano cambiare e che potrebbe essere un'indicazione del fatto che la struttura si è mossa. Il telescopio che abbiamo utilizzato per i test è un doppietto acromatico, vuol dire che ha due lenti con una lunghezza focale di 130 mm, è una camera CMOS in bianco e nero a basso costo, con una scala delle immagini di circa 6 secondi d'arco per pixel, con 1280x960 pixel. Il campo di vista di questa camera è di più di 3 gradi quadrati e questa camerina viene connessa attraverso un cavo USB standard a una Raspberry Pi. Sulla Raspberry Pi gira un software che comincia a riprendere le immagini all'inizio della notte astronomica e quando viene giorno, appunto, si ferma. Ogni volta che acquisisce un'immagine, questa viene inviata a un server remoto attraverso un modem. Su una macchina server remota, c'è un software che acquisisce queste immagini e qui avviene tutto il calcolo dell'angolo di puntamento del telescopio azimut ed altezza. Questa è un po' l'architettura del sistema. Immaginate di avere un viadotto, di avere ad esempio appunto questi telescopi che puntano le stelle e trasmettono i dati attraverso internet a un server remoto che acquisisce le immagini, le processa e genera dei servizi web attraverso i quali è possibile accedere ai risultati finali, ovvero le serie storiche dell'azimut e dell'altezza di puntamento. A questo punto, attraverso una dashboard, possono essere visualizzate le serie storiche di questi due angoli. Se questi angoli di puntamento rappresentano la misura finale, se la struttura fosse idealmente perfetta, ferma, stazionaria, le misure di azimut e di altezza nel sistema di riferimento topocentrico, che è quello appunto del ponte, sarebbero costanti nel tempo. Se una forza dissipativa agisse sulla struttura, ad esempio a causa di una deformazione del territorio circostante, il peso stesso della struttura che deforma, che sposta appunto la struttura stessa, questi valori cambiano nel tempo e noi siamo in grado ovviamente non noi, ma i geofisici o gli strutturisti sono in grado di capire se queste variazioni di inclinazione possano in qualche misura essere un indice di pericolosità per la stabilità della struttura. Quali sono i drawback, cioè le controindicazioni? Massimiliano, scusa, mi intervengo un attimo. Noi vediamo sempre la prima slide. Non so se devi cambiare slide. No, io sto ciclando sulle slide. Vediamo sempre solo la prima. Allora, un attimo che cerco di capire cosa è successo. È molto strano. Aspetta, scusate, tolgo la condivisione e la rimetto. Sì? Ok, perfetto. Avevo fatto vedere anche delle immagini in realtà.
Dunque, adesso vedete che slide, che cosa vedete adesso? Pistare un nuovo concetto di misura delle variazioni di inclinazione. Questa non l'avevate vista? Era sempre ferma da prima. Ah, mi spiace perché c'erano un po' di figure che potevano aiutare adesso vedete ad esempio astrometria, cenni storici? Vediamo sempre la prima. Cioè, scusami, quella che hai messo prima. C'è qualche cosa che non va. Provo a condividere tutto lo Sì, schermo. Un bene. attimo, se per caso. Provo a condividere tutto. Vediamo un po' se. Entire screen. Proviamo a far così. Cosa vedete? Ora, sì, ora le vediamo cambiare. Cioè, ora astrometria, cenni storici e Adesso? adesso tilt, metti lo stato dell'arte. Ah, Sì. ecco, allora, scusate, Vabbè. non No, sapevo ora come le vediamo. immaginare. Sì. Ecco, vabbè, comunque sia, appunto, c'erano un po' di figure che forse avrebbero aiutato a comprendere meglio la cosa. Qui, come vedete, ci sono queste signore che pazientemente misurano dai negativi delle lastre fotografiche le posizioni delle stelle. Una delle prime fotocamere CCD è una figura, diciamo, del satellite Gaia che per la misura delle stelle. Qui appunto era la slide che illustrava un po' i presupposti di questa idea, cioè il sestante, lo star tracker, la Digital Zenith Camera. Questa è, la vedete, la figura del telescopio che abbiamo usato per fare i test. Confermatemi che continuate a vedere la Sì, ora slide. si vede tranquillamente. Grande come una Perfetto, matita. perfetto. Come vedete è un telescopio estremamente piccolo, anche la camerina, e siamo arrivati sostanzialmente all'architettura dove vedete diciamo, in forma schematica i telescopi che puntano le stelle, trasmettono i dati al server remoto e il quale poi processa i dati e genera dei servizi web ai quali è possibile accedere alle serie storiche, alle serie temporali di azimut ed altezza. Come dicevo, se una forza dissipativa agisse sulla struttura, vediamo delle serie temporali di azimut ed altezza che continuano a cambiare nel tempo. E questo sarebbe un po' il prodotto finale che consente agli strutturisti di capire se ad esempio la struttura è soggetta a delle forze che possono in qualche modo modificarne l'assetto in maniera da renderne, ad esempio, da suggerire un pericolo per la stabilità della struttura stessa. Quali sono le controindicazioni, ovvero i drawback di questo strumento, cioè usare le stelle per misurare le variazioni di inclinazione? Innanzitutto, ovviamente, Pi Star funziona solo di notte e quando la copertura nuvolosa non è totale, quindi non può essere utilizzato, ad esempio, per il tempo reale, cioè per fare misure molto rapide dell'inclinazione della struttura. Quindi è adatto solo per fare misure statiche, cioè misure di lungo periodo, delle variazioni di inclinazione di lungo periodo. Considerate che se una infrastruttura si dovesse muovere o subire delle variazioni di inclinazione molto rapide, forse non serve neanche più il sistema di monitoraggio. Un'altra applicazione è che può essere accoppiato con inclinometri MEMS o a gravità, che in realtà appunto funzionano in qualsiasi momento, con qualsiasi situazione del tempo e ad alta frequenza per mantenere la loro calibrazione nel tempo. Come dicevo prima, questi inclinometri hanno delle derive molto forti. Dopo qualche mese devono essere smontati, riportati in laboratorio e ricalibrati. Questo può servire, ad esempio, se accoppiando questo inclinometro a questi inclinometri a gravità o a MEMS. È possibile mantenere la loro calibrazione nel tempo. E come abbiamo fatto per testare i
il PyStar, abbiamo sostanzialmente utilizzato una strategia di test che ha previsto sostanzialmente cinque test diversi. Il primo test è stato un test statico rapido, ovvero neanche un'ora di osservazione, l'acquisizione di un'immagine ogni 30 secondi, ottenuta puntando nelle quattro direzioni principali, ovvero il nord, l'est e il sud-ovest. Con che scopo? Innanzitutto la verifica della ripetibilità di breve periodo, ma soprattutto vedere se questa ripetibilità, ad esempio, cambiasse in funzione della direzione di puntamento. Questo è stato il primo test che abbiamo fatto. Il secondo st test è stato un test statico, ovvero più di 5 ore di osservazione, per arrivare a una stima overnight, cioè durante la sessione di os osservativa della ripetibilità. Il terzo test che abbiamo fatto è stato un test cinematico, ovvero abbiamo applicato, poi vediamo come, piccoli spostamenti angolari, circa 25 microradianti, prima in azimuth e poi in altezza, per verificare il livello della sensibilità strumentale, ovvero il minimo spostamento angolare che era possibile vedere con questo strumento. Poi abbiamo fatto un test di lungo periodo, ovvero abbiamo messo dei PyStar collocati con un inclinometro elettrolitico di livello top, cioè quindi il massimo che la tecnologia attualmente consente per la misura delle variazioni di inclinazione, per stimare la ripetibilità di lungo periodo, e l'inclinometro elettrolitico l'abbiamo usato per verificare se diciamo, la struttura dove avevamo fissato questo, poi lo vediamo dopo, l'inclinometro PyStar fosse effettivamente stabile e ferma. E infine abbiamo fatto il confronto del PyStar con un inclinometro MEMS a basso costo. I test dall'1 al 3, cioè quelli, diciamo, i test statico rapido, statico e cinematico, li abbiamo fatti utilizzando una montatura, un osservatorio astronomico, un piccolo osservatorio astronomico con una montatura professionale di tipo equatoriale alla tedesca, dotata di encoders assoluti su entrambi gli assi ad altissima precisione. Cosa vuol dire? Questa montatura è in grado, a parte che è estremamente solida e stabile, ma soprattutto è in grado di applicare dei piccolissimi spostamenti sui due angoli con estrema precisione. E questo ha consentito, soprattutto nel test numero 3, ovvero quello cinematico, di poter verificare la sensibilità dello strumento. La montatura sta su un pinto di ferro di circa 100 kg di peso, fissato su un basamento in cemento armato, con tutti i crismi, diciamo, della geodesia. E la camerina, diciamo, come vedete dalla figura, nell'ellissi gialla, vedete il telescopio che vi ho fatto vedere prima con la sua camerina. E abbiamo collegato questa camerina a una Raspberry Pi e ha mantenuto il tempo, che questo è importante, avere una misura di tempo estremamente piuttosto accurata. Abbiamo mantenuto il tempo sincronizzato con i server esterni attraverso un NTP. I parametri atmosferici che servono sostanzialmente per la misura della rifrazione atmosferica, purtroppo l'atmosfera devia le posizioni della stella, facendo sembrare le stelle in una posizione leggermente diversa da quella in cui si trovano effettivamente. Quindi bisogna tener conto anche di questo effetto, che tra l'altro varia anche con la temperatura e con l'altezza di puntamento delle stelle. I parametri atmosferici, dicevo, sono calcolati attraverso una centralina di meteo locale. Il test numero uno è il statico rapido, ovvero abbiamo acquisito circa 45 minuti di dati, uno ogni 30 secondi, quindi sono circa 90 immagini. Puntando, come vedete a destra, vedete est-ovest,
vedete, c'è una dispersione dei punti che dovrebbero essere in linea di principio, se il sistema fosse perfettamente accurato e preciso, dovrebbero essere tutti allineati sullo zero, in realtà hanno una certa dispersione. La striscia gialla che vedete ha un'ampiezza di circa 20 microradianti, per rendere l'idea, diciamo, della ripetibilità. Come vedete c'è una dispersione abbastanza simile, costante, in direzione est e in direzione ovest, mentre in direzione sud abbiamo visto che era poco accurato in un angolo, cioè l'azimut, e molto accurato nell'altro angolo, cioè l'altezza, mentre nella direzione nord è la direzione in cui abbiamo ottenuto i risultati migliori, ovvero, come vedete, i punti in direzione nord sono molto vicini allo zero, quindi si distribuiscono bene attorno allo zero. Cioè, questo vuol dire che la ripetibilità dello strumento, appunto questo inclinometro astrometrico, puntando in direzione nord, è la direzione che massimizza i risultati. Come vedete, queste sono le dispersioni dei punti in microradianti, cioè l'RMS della serie temporale, in azimut e in altezza, nelle quattro direzioni cardinali, est, ovest, sud e nord. Come vedete, il test statico rapido evidenzia come sia preferenziale in termini di ripetibilità la direzione nord, con una ripetibilità sempre inferiore ai 5 microradianti. Passiamo al test statico. Qui stiamo parlando invece di 5 e più ore di osservazione. Come vedete, ad esempio, in alcuni casi ci sono un po' di buchi che sono dovuti ad esempio al passaggio di nuvole che hanno impedito l'ottenimento della misura in quei istanti di tempo. È interessante notare come effettivamente ovviamente abbiamo usato il nord come direzione di riferimento. Una volta capito che puntare verso nord conviene, abbiamo limitato i test a questo puntamento in questa direzione. Ovviamente è abbastanza anche intuitivo il fatto che il nord sia una direzione preferenziale, perché è lì che le stelle hanno una velocità lineare di spostamento inferiore, proprio perché l'asse di rotazione punta verso appunto la stella polare, quindi verso nord, ed è lì che il moto delle stelle, almeno in termini lineari, è più piccolo. Come vedete, la misura è interessante, sempre abbastanza ben distribuita nella fascia dei più o meno 10 microradianti, e queste sono misure che abbiamo effettuate in 4 notti diverse: prima notte, seconda notte, terza notte, quarta notte. E questi sono i risultati con il numero delle ore di osservazioni. Come vedete, siamo arrivati addirittura a 12 ore di osservazioni con 1114 immagini risolte, e la ripetibilità è sempre stata inferiore ai 10 microradianti, che è un buon risultato. Poi vedremo anche dei confronti con dei inclinometri MEMS per renderci conto appunto della precisione di questo strumento. Il test numero 3 appunto era finalizzato alla misura della sensibilità strumentale del PyStar. È stata stimata applicando uno spostamento di 25 microradianti in entrambi le direzioni angolari, in altezza e in azimut, rispettivamente a sinistra e a destra. Come vedete, è proprio chiaramente visibile lo spostamento, nella misura, lo spostamento del telescopio effettuato attraverso la montatura. Quindi si può empiricamente stabilire che la sensibilità dello strumento si attesti nell'intervallo 10-20 microradianti circa, che è un buon risultato, devo dire. Test numero 4. I test di lungo periodo sono stati ottenuti installando il telescopio sul muro portante del tetto di Eucentre, che è una fondazione di ricerca dove noi siamo ospitati, a Pavia, all'Università di Pavia. Vedete
questo braccio che è stato fissato, estremamente massiccio, che è stato fissato a questo muro portante, che punta in, più o meno in direzione nord a 45 gradi, cioè circa verso nella direzione dove c'è la stella polare. E, vedete il telescopio che è stato fissato a questo braccio. È stata installata una fascia riscaldante intorno agli elementi ottici del telescopio che evita l'accumulo di eventuale condensa sulle lenti ed è stato collocato con questa infrastruttura, è stata collocata un inclinometro elettrolitico top level. Vedete nella scatola a destra c'è l'inclinometro, che è questo che vedete sulla sinistra, un jewel veramente uno strumento di altissima sensibilità, e dentro il tubo che è coperto da un vetro per proteggerlo dalla pioggia, c'è l'inclinometro astrometrico. Questo sulla destra vedete il setup completo, dove c'è anche sullo sfondo vedete anche un'antenna GNSS displays. Ecco, abbiamo effettuato delle misure di lungo periodo, cioè cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato lì gli strumenti molto a lungo, cioè sostanzialmente adesso io ho riportato dei test più recenti, in realtà ne avevamo fatti anche diciamo di più remoti, questo è un test più recente che va dal 9 maggio del 2023 fino alla fine di febbraio 2024. Come vedete da queste serie storiche, in blu abbiamo le serie storiche, la serie temporale delle variazioni di azimuth, in arancione le variazioni temporali in altezza e in verdolino con le crocette abbiamo invece la temperatura. Le variazioni di azimuth e di altezza si riferiscono alla scala sinistra. E la scala sinistra è in centesimi di grado, mentre la scala destra è la temperatura, come vedete che ha delle oscillazioni che vanno da più o meno i 32-33 gradi ai meno, direi, 0 gradi o poco meno. E, come vedete, vi sono delle oscillazioni in questa serie storica di lungo periodo che richiamano in maniera chiara la temperatura, cioè sono anticorrelate alla temperatura. Qui si vede sulla sinistra, e forse si vede ancora meglio, con una media mobile a 10 giorni dei residui di azimuth e di altezza, rispettivamente in blu e in arancione, sempre in centesimi di grado, scala sinistra, e in verde la temperatura ambiente, sempre in media mobile di 10 giorni, la scala di destra. Come vedete, anche nel breve periodo, tutte le serie storiche sono fortemente anticorrelate. Scusate, qui ho sbagliato la correlazione, meno 98% su entrambi gli angoli. Però ed evidente che c'è un andamento che comunque dipende ancora dalla temperatura. Quindi vuol dire che effettivamente anche il PiSTAR è influenzato, seppur in misura estremamente limitata. Stiamo parlando appunto di pochi centesimi di grado in un anno di osservazione, però comunque c'è. Questo vuol dire che il corpo del telescopio è ancora soggetto a deformazioni dovute alla temperatura. Il telescopio che abbiamo usato è un telescopio in alluminio. Adesso stiamo cominciando alla produzione di un telescopio in lega di ferro e nickel, cioè di INVAR, che è una certa percentuale di ferro e una certa percentuale di nickel, calibrata in modo tale da minimizzare il coefficiente di dilatazione termica appunto di questa lega, che è un coefficiente di dilatazione termica che è 4 centesimi rispetto all'alluminio. Quindi l'idea sarebbe quella appunto di usare questo materiale. Si potrebbe usare anche il carbonio, adesso il carbonio è di lavorazione un pochino più difficile, per cui al momento stiamo testando questo l'INVAR. Quindi vuol dire che c'è ancora un po' da lavorare, insomma, d'altro canto si tratta ancora di una fase sperimentale. In realtà siamo al termine della fase sperimentale, perché
come vi dirò più avanti, dovremmo iniziare a commercializzare questo strumento questa primavera. E infine il test numero 5, cioè il test di confronto dell'inclinometro astrometrico con un inclinometro MEMS a basso costo. Queste sono sempre serie temporali da maggio 2023 a marzo 2024. In blu e arancione ci sono le misure dell'inclinometro astrometrico, in azzurro e in verde le misure effettuate con un inclinometro MEMS. Come vedete, guardate che derive estreme che ci sono nell'inclinometro MEMS. Queste derive, uno se dovesse pensare, le potrebbe confondere con un movimento della struttura su cui è stato installato questo strumento. In realtà non ci sono, perché noi abbiamo uno zero dato dall'inclinometro elettrolitico che ci assicura che quel muro è effettivamente estremamente stabile, ma veramente molto stabile. Quindi non sono certo dovute a un'inclinazione della struttura che sorregge l'inclinometro a basso costo, appunto questo inclinometro MEMS che abbiamo installato. Come vedete, stiamo parlando di una ripetibilità dello strumento astrometrico che è più di 10 volte quella di un inclinometro MEMS. Tra l'altro, sarà interessante vedere al fine del ciclo annuale se la misura dell'inclinometro MEMS torna allo zero. Io dubito, sinceramente, perché ci sono delle deformazioni meccaniche di questo strumento che non sono ripetibili, quindi andrebbe sostanzialmente reinstallato e la misura andrebbe fatta ripartire di nuovo da capo. Infine voglio farvi vedere un'esperienza che abbiamo fatto insieme all'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo installato il PiSTAR su una stazione l'abbiamo collocato con una stazione GNSS delle nostre, cioè una stazione DSPACE, sulla lavina di Roncovetro. La lavina di Roncovetro è una grossa colata detritica in Emilia-Romagna, dove sostanzialmente l'INGV continua a mantenere sotto controllo la frana attraverso sistemi di monitoraggio, tra cui il nostro. E ha installato una stazione di riferimento che è non distante diciamo, dalla frana stessa, per cui c'era anche un po' il dubbio che questa stazione di riferimento, che dovrebbe essere perfettamente ferma, in realtà non lo fosse. Infatti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo georeferenziato questa stazione di riferimento GNSS rispetto a una stazione esterna in una zona stabile, senza alcun dubbio, per vedere se questa antenna GNSS effettivamente si muovesse o no. Il fatto di aver installato una PiSTAR sullo stesso palo serve per avere misure combinate di GNSS e tiltmetro. È interessante notare che mentre il GNSS, cioè l'antenna GNSS, quando si sposta, non è in grado di distinguere delle rotazioni del palo da delle traslazioni del palo, cioè misura tutto insieme. Quindi non si, se il palo si inclina e la frana fosse idealmente ferma o comunque il punto fosse fermo, noi non riusciremmo a capire se effettivamente è la frana che si sta muovendo o il palo che si sta inclinando. Quindi l'obiettivo di mettere questo tiltmetro astrometrico collocato con l'antenna GNSS è servito appunto per separare le rotazioni dalla traslazione, cioè per togliere le rotazioni dalla misura GNSS e quindi lasciare solo le traslazioni, che poi sono le traslazioni sono la vera appunto rappresentazione fisica del fenomeno deformativo in atto. Quindi questa è un po' la sperimentazione che abbiamo fatto con l'INGV. Qui ci sono alcune foto. Come vedete, il telescopio è stato incapsulato dentro un tubo esterno in alluminio, come vedete, c'è una sorta di tettoia che consente di evitare gli accumuli di sporcizia, di pioggia, di neve sulla lente. C'è una piccola,
piccola incisione che consente di evitare che si accumuli dell'acqua all'interno di questo tubo di alluminio esterno. C'è un filtro taglia UV che sigilla attraverso un O-ring il telescopio e tutta anche la camerina che sta in fondo, e questo strumento è funzionato per un bel po' di tempo. Poi vabbè, abbiamo deciso di spostarlo, ma comunque ha funzionato per un certo periodo di tempo. Questa è un po' una rappresentazione dall'alto della frana. In arancione ci sono i punti di monitoraggio con delle frecce che indicano in particolare il blu gli spostamenti planimetrici dei punti in frana, mentre RV1, il punto in blu, è la reference su cui abbiamo installato la reference GNSS su cui abbiamo collocato l'inclinometro astrometrico. Adesso purtroppo non è facile, capisco, magari cerco di essere discorrere un po' velocemente questa matematica, perché purtroppo per poter rimuovere le rotazioni dalle misure GNSS è necessario uniformare le misure GNSS e quelle del tiltmetro astrometrico, e purtroppo per far questo ci vuole un po' di matematica, insomma. Proviamo a immaginare, mentre le misure di spostamento GNSS si riferiscono a un sistema di riferimento topocentrico locale e gli spostamenti vengono indicati in direzione nord, in direzione est e in quota, ed è necessario riportare due misure angolari, cioè la misura di azimut e di altezza, in misure di spostamento nel sistema di riferimento del GNSS. E quindi qua abbiamo rappresentato in sistema cartesiano le tre direzioni delle misure GNSS, cioè est, nord e up. Il vettore P rappresenta il versore di puntamento del palo, che non necessariamente punta verso lo zenit, ma in una direzione arbitraria, perché appunto il palo si può ruotare, si può inclinare. Il vettore T è il versore che indica la direzione di puntamento del telescopio. Epsilon è l'angolo tra il palo e il telescopio, che è circa 45 gradi, perché abbiamo fatto, guardate le figure, abbiamo fatto fare una staffa apposta a 45 gradi. A grande T è l'azimut di puntamento del telescopio, a piccolo t è l'altezza di puntamento del telescopio, e ovviamente la componente t del versore di puntamento del telescopio, la componente est e nord e up, sono date da queste formule abbastanza semplici, mentre anche per la proiezione del vettore palo sul sistema est, nord, up cartesiano sono date da queste formule abbastanza semplici. Per poter, diciamo, passare da angoli di puntamento del telescopio a spostamenti nel sistema di riferimento GNSS è necessario stabilire dei vincoli. Uno è dato dalla staffa stessa, che mantiene sempre il telescopio a un certo angolo rispetto al palo. Quindi il palo sostanzialmente è vincolato a ruotare attorno a un perno fisso che è situato attorno alla base del palo. Cioè sostanzialmente dobbiamo immaginare che il palo ruoti attorno a un perno che tipicamente si trova all'interno del basamento in cemento nel quale il palo è immerso. E quindi qui arriviamo a una formula che non è altro che la formula che ci consente di misurare ad esempio la distanza di due punti sulla superficie terrestre data la longitudine e la latitudine, è la stessa formula di fatto. L'altro vincolo che abbiamo imposto è che il palo non può subire torsioni, che è tutto sommato anche ragionevole, insomma, ovvero la linea ottenuta dall'intersezione del palo, del piano formato dal telescopio e dal versore del palo, e il piano nord-est del GNSS non ruota. Questa sostanzialmente viene ottenuta dall'equazione di questo piano e imponendo il fatto appunto che il determinante di questo piano sia uguale a zero. E otteniamo un'altra formula. Adesso, senza entrare troppo nei dettagli, abbiamo ottenuto due formule che sono due equazioni non lineari in due incognite, che sono appunto la
la Z del palo e la del palo, cioè, e che possono essere calcolate usando un algoritmo di ricerca delle radici per calcolare il gradiente di ciascuna funzione bersaglio. Nelle prove che abbiamo fatto, abbiamo visto che tra tutti gli algoritmi per la ricerca di radici di equazioni non lineari, il metodo che ha funzionato meglio era il cosiddetto Powell's Dogleg, di cui non entro nei dettagli, che però ha consentito una veloce convergenza quando invece altri metodi hanno fallito. Sostanzialmente, con queste due equazioni, noi riusciamo a riportare questa AT e questa grande T e questa piccolo T in spostamenti nord-est nord-est e quota, dato ovviamente che cosa? Dato la distanza tra il perno di rotazione che abbiamo rappresentato qui come l'origine degli assi cartesiani e il centro di fase dell'antenna GNSS. A questo punto abbiamo potuto, nel corso del tempo, accumulando serie storiche di immagini e serie storiche di spostamenti GNSS, fare questo confronto effettivo tra il GNSS e le misure inclinometriche. Questa è la serie storica del GNSS, riferita a una stazione di riferimento per il sistema di monitoraggio locale GNSS, ma come dicevo, è stata questa antenna GNSS di riferimento è stata georeferenziata a sua volta con un'antenna GNSS esterna, quindi che stava lontano, abbastanza lontano, credo qualche forse decina di chilometro, forse a qualche chilometro, insomma, dalla frana. Nonostante questo punto fosse considerato stabile dalle INGV, perché era appunto al di fuori del fenomeno di deformazione, abbiamo visto che la sua velocità lineare, soprattutto in direzione nord, è risultata essere di circa 45 mm all'anno, che non è poco. Mentre la componente est della velocità è più piccola e gli spostamenti presentano un andamento oscillatorio, come vedete, con ampiezza di qualche millimetro. Come vedete, queste sono sostanzialmente le serie storiche pure GNSS, che contengono ovviamente traslazioni e rotazioni insieme, cioè non si può discernere la traslazione, cioè il movimento della frana, se non si suppone che il palo sia perfettamente stabile. In realtà, come vedremo, non è così. E non è così, lo vediamo da che cosa? Dall'inclinometro. Questa è la serie storica di spostamento degli spostamenti indotti diciamo, del centro di fase dell'antenna GNSS, indotti dalle rotazioni del palo. Come vedete, è tutt'altro che stabile questo palo qua. Cioè, qui stiamo parlando addirittura la scala a sinistra, cioè stiamo parlando di centimetri di spostamento. E come vedete, è interessante notare come la serie storica ottenuta di spostamenti dovuti alla rotazione, ottenuta con l'inclinometro astrometrico, sia estremamente più liscia. Vedete com'è molto più liscia rispetto a quella del GNSS, proprio perché la sensibilità di questo strumento è estremamente elevata. E infine, che cosa abbiamo? Abbiamo semplicemente eliminato, sottratto dalle serie storiche GNSS le serie storiche delle rotazioni e abbiamo depurato così la serie storica del GNSS dalle rotazioni. Come vedete, questa è la serie storica traslazioni più rotazioni. E questa è la serie storica solo traslazioni. Come vedete, sono cambiate notevolmente le cose. Quindi vuol dire che il movimento della frana in realtà è più contenuto rispetto alle aspettative che si avevano dalla sola misura GNSS. È interessante notare che traslazioni e rotazioni sono correlate. Abbiamo calcolato anche i coefficienti di correlazione, sono circa dell'88%. Per la componente nord e il 69% per la componente est, ed è evidente che la rotazione del palo è stata principalmente indotta dal movimento stesso della frana e solo in misura secondaria eventualmente dall'instabilità del massetto che è stato costruito per sorreggere il palo. Per concludere, adesso faccio una veloce carrellata in revisione, diciamo,
riassunto di quello che ho detto, tiltmetri sono sì uno strumento essenziale per un sistema di monitoraggio di una infrastruttura. Attualmente sul mercato sono presenti due tipi di tiltmetro. Gli uni sono quelli ingegneristici, che sono basati su sensori MEMS, che sono sostanzialmente degli accelerometri, nei quali la compensazione in temperatura è molto inaccurata, hanno output non lineari, altri errori non modellabili e che richiedono costose procedure di ricalibrazione. Gli altri sono quelli geodetici, che però hanno costi di parecchie migliaia di euro. Insomma, sono degli strumenti estremamente costosi e anche molto delicati, quindi in certe applicazioni sinceramente non sono attuabili. Mentre il tiltmetro astrometrico che abbiamo presentato qui ha dimostrato intanto delle prestazioni molto buone, che si attestano in un range intermedio tra quelli degli inclinometri MEMS e degli inclinometri gravità, diciamo, e quelli elettrolitici, senza la necessità, tra l'altro, di dover ricalibrare continuamente gli strumenti. La sensibilità di questo strumento è stata stimata essere nell'intervallo di 10-20 microradianti, mentre la ripetibilità di lungo periodo è dell'ordine dei centesimi di grado. E abbiamo un po' di test e sostanzialmente abbiamo misurato la ripetibilità anche di lungo periodo e stiamo lavorando per costruire un telescopio fatto in lega di ferro e nickel per minimizzare la dilatazione termica. Una possibile applicazione di questo tiltmetro è il monitoraggio di lungo periodo di edifici storici e beni culturali, dove sono richieste precisioni che non sono attualmente raggiungibili dagli inclinometri MEMS. Io ho concluso, se avete qualche domanda, insomma, sono a disposizione. Francesca, non so se... Sì, grazie Massimiliano. Direi che niente, mi sembra che nessuno stia alzando la mano, quindi direi che va bene, sei stato chiarissimo. Aspettiamo ancora qualche minuto, vediamo se qualcuno ha qualche domanda e gli concediamo di parlare. Spero di aver fatto capire diciamo, un po' almeno i principi generali di funzionamento dello strumento, ecco. No, no, direi che sei stato chiaro. Va bene, se non ci sono domande, niente, ci salutiamo. Grazie ancora per il tuo intervento. Ci diamo appuntamento poi con chi fosse interessata al prossimo Geobreak che sarà mercoledì 3 aprile, di cui poi daremo tutte le informazioni. Grazie a tutti e grazie Massimiliano e arrivederci. Grazie Francesca per l'invito, grazie a tutti. Arrivederci a tutti.